salutiamo di noia, ritroviamo in Abruzzo dopo tanto tempo, i tempi che lo portò Alessandro Battisti a Chieti, quindi ricordiamo molto bene. Insomma, peccato per l'infortunio che avete avuto in occasione del gol dell'1-0, anche se il Pescara aveva sfiorato il gol del vantaggio qualche secondo prima. È stato un bel Carpi, lo possiamo dire? Sì, sì, abbiamo affrontato bene la partita, che è stata molto equilibrata. Poi c'è stata la sfortuna dell'autogol e quindi un po' le carte in tavola sono cambiate. Poi abbiamo preso il secondo gol che si poteva evitare con un po' più di attenzione, però diciamo che fino all'1-0 avevamo commesso pochi errori e avevamo fatto una buona partita. Il Castori ha detto il centrocampo del Pescara è quello probabilmente più forte del campionato. Mi dici come l'avevate preparata in settimana questa partita? No, sapevamo che dovevamo aggredirli alti per cercarli di non fare giocare, perché sappiamo che loro sono molto forti palla a terra, e quindi avevamo preparato tutto sull'aggressività e sulla ripartenza. Ti chiedo un'ultima cosa, dopo il gol del vantaggio del Pescara potevate proporre qualcosa di più? Insomma, la stanchezza si è fatta sentire, non era facile? Ma sicuramente potevamo proporre qualcosina in più, però magari l'1-0 ci ha tagliato un po' le gambe, quindi ci ha demoralizzato un po'. Quanti anni sono passati da quando arrivò a Chieti con Alessandro Battista di Noia? Sono parecchi anni, ormai ho perso il conto, sinceramente. La tua carriera, sì, grazie mille. Grazie a di Noia.